Nuova presa di posizione della Coldiretti di Nuoro e Ogliastra contro la Regione, che non sta intervenendo con la dovuta tempestività e solerzia per stroncare l'epidemia di lingua blu che sta colpendo gli allevamenti sardi e in particolare dell'Ogliastra. Centrale rimane il problema degli indennizzi dei capi abbattuti. È sconcertante, scrive in una nota Simone Qualbu, presidente della Coldiretti di Nuoro e Ogliastra, come pur con un bilancio drammatico di circa 10.000 capi morti ad abbattuti, con danni per oltre 2 milioni di euro, oggi ci ritroviamo punto e a capo. Qualbu ricorda di aver incontrato nei giorni scorsi, presso la sede di Argea di Lanusei, 5 allevatori di Bari Sardo che hanno subito gli abbattimenti per il focolaio di Blue Tongue dello scorso inverno e che stanno vivendo una situazione difficile a causa dei ritardi nell'erogazione degli indennizi. La Coldiretti sottolinea di aver individuato diverse soluzioni al problema e di averle poste all'attenzione dell'assessore regionale all'agricoltura Cherchi, al quale è stato anche chiesto di agire in maniera tempestiva. Quello che ci fa preoccupare, però, ha proseguito Qualbu, sono i tempi della burocrazia che riguardano sia l'erogazione degli indennizi che il pericolo di una ripresa della malattia. Molti allevatori, spiega Aldo Manunta, direttore della Coldiretti di Nuoro Ogliastra, chiedono di poter vaccinare, ma le ASL non hanno a disposizione le dosi di vaccini. Sappiamo che 1 milione di dosi di vaccino spento sono ferme da fine giugno all'Istituto Zooprofilattico e non sono state distribuite alle ASL. Se gli allevatori non verranno messi nelle condizioni di potersi proteggere nei confronti del virus, rileva Manunta, il bilancio sarà catastrofico. Anche nella vicenda lingua blu, concludono Qualbu e Manunta, dobbiamo registrare una certa approssimazione nel gestire l'emergenza. Abbiamo più volte chiesto l'attivazione di una unità di crisi per affrontare i problemi, ma evidentemente si deve agire solo nel momento in cui c'è il problema. Per la regione, concludono i dirigenti di Coldiretti, non vale il detto prevenire è meglio che curare.